Juventus Club Lizzaro Bianconera, Luigi Abbate la Zebra Parlante, siamo qui con gli amici del club, innanzitutto con il presidente Antonio Bazzo. Beh, una grande sudata, un bel batticuore, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Terza finale consecutiva in Coppa Italia, tutto è bene quel che finisce bene, però dobbiamo dire che non possono essere questi i ritmi della Juventus. Ho visto un Rincon, non mi è piaciuto proprio, non ne parliamo poi delle papere di Detto, Dybala è ancora fuori forma, insomma non può certamente essere questa la Juve che giocherà con il Barcellona. È assurdo che non riusciamo a mantenere il risultato, perché sul 2-1 avremmo dovuto saper amministrare. Antonio Marzo, presidente, le tue impressioni? No, le mie impressioni sono che sì, vabbè, alla fine vale la qualificazione, però perdere la partita di stasera non mi va giù, perché insomma avevamo la partita in pugno e per un errore madornale del nostro portiere, chiaramente loro si sono esaltati e hanno fatto poi 3-2, ma comunque in ogni caso quello che vale è andare in finale a Roma, per cui ce la giocheremo con la Lazio. Poi c'è da dire anche che dobbiamo essere più lucidi sotto porta, non si possono sbagliare gol già fatti come quello di Rincon, perché ripeto, gli avversari non ti fanno nessuno sconto, allora quando hai la possibilità di ammazzare il risultato lo devi fare. Lo devi fare, però purtroppo Luigi, noi ci mangiamo diversi gol, ormai è usura che è una costante ormai domenicalmente, ogni partita ci mangiamo dei gol fatti, insomma. Dispiace per l'ammonizione di Pjanic, che non era un'ammonizione meritata, perché poi gli arbitri evidentemente usano due pesi e due misure. La Juventus, si sa, altro che favorita, la Juventus è nell'occhio del ciclone, ci mancherà Pjanic, ma positivizziamo. È una mancanza importante, perché Pjanic sappiamo bene che se c'è la palla sul limite della punizione può risolvere la partita, è molto importante, è comunque un cambio di una certa sostanza. Ora stiamo attenti, dobbiamo vincere col Chievo e poi Dio vede e provvede col Barcellona, un passo alla volta, intanto battiamo il Chievo. Adesso pensiamo a sabato, saremo allo Juventus Stadio come al solito, sempre presente. Poi dopo penseremo. Antonio, col tuo stendardo Lizzaro Bianconeri, non mancherà sicuramente. Bene, che dire, tutto. Forza Juve, non vogliamo questa Juve col Barcellona, se no saranno dolori. Sarà tutt'altra partita. Un abbraccio a voi tutti della redazione, dallo Juventus Club Lizzaro Bianconera, Luigi Abbate la Zebra Parlante, Antonio Marzo il presidente, è tutto. Alla prossima, forza Juve. Sempre, forza Juve.